Salve a tutti amici di Vespe Motori. In un precedente video vi ho mostrato come rimuovere il gruppo termico a motore montato. Quest'oggi vedremo come rimontare il tutto. Naturalmente, se si tratta di pezzi come questi già usati, andiamo a ripulire il tutto e poi andiamo a rimontare, altrimenti montiamo componenti nuovi. Quindi ora provvedo a pulire il tutto, puliamo bene la testa. Togliamo queste incrostazioni dal pistone, toglierò le fasce e vado a pulire accuratamente nella loro sede perché così hanno modo di girare bene e una pulita anche al cilindro. Questa è una spazzola in metallo tenero, anche per evitare di andare a graffiare la parte qui della testa. Noi ci limitiamo a pulire solo la cupola, vedete? In questo punto. Vedete? Intorno alle fasce questo residuo carbonioso lo togliamo. Così hanno modo di muoversi sempre bene nella loro sede. Anche la sede, con un piccolo attrezzo, andiamo a pulire bene. Leggermente, con una lametta, andiamo a togliere la parte più grossa di incrostazione. Molto molto delicatamente. Come vi dicevo, andiamo a pulire perfettamente le sedi delle fasce elastiche. Proviamo le tolleranze delle fasce utilizzando uno spessimetro. Quando rimontate le fasce, abbiate l'accortezza di guardare il verso. Queste fasce, vedete, hanno una forma che si va a incastrare in questo grano. Non vanno girate in questo modo, ma devono essere montate così. Ora montiamo il pistone, vado a lubrificare lo spinotto. Ok. Mai, mai montare il pistone con questa finestra verso lo scarico, sempre dalla parte dell'aspirazione. In assenza di questa può esserci una freccia, come in questo caso che indica lo scarico. In assenza di freccia e questa finestra, mai l'aggiunzione delle fasce, queste giunzioni, vedete? Mai, mai rivolte verso lo scarico, sempre verso l'aspirazione. Iniziamo a rimontare il tutto.
Prima cosa, la guarnizione. Se la cosa vi fa stare più tranquilli, potete mettere un velo di sigillante per evitare aspirazioni, eccetera. Nel mio caso i piani sono perfetti, andrò solo a dare una leggera lubrificata alla guarnizione in modo che l'olio ammorbidisca un po' la carta e poi la vado a montare. Ma nel vostro caso, se volete, ripeto, un velo di sigillante non fa male. Ok. Ho spinto lo spinotto fino a scoprire la sede del sigillo che ora andrò a montare. Mi assicuro che sia in sede, lo faccio girare. Ok. Ora mi assicuro che le fasce siano in posizione e vado a montare il cilindro. Lubrifico il cilindro. Lubrifichiamo un po' anche il pistone e montiamo il cilindro. Fascia in posizione, mi raccomando. Teniamo schiacciato. Rimuoviamo la carta, naturalmente. Controlliamo che sia tutto ok. Perfetto. Rimettiamo le rondelle e naturalmente poi i dadi e andiamo a serrare il tutto. Serriamo sempre in modo incrociato, prima avviciniamo i dadi, poi diamo la stretta finale. Rimontiamo la testa. Mettiamo un velo di sigillante apposito. Mettiamo un po' di freno a filetto sui quattro bulloni. Non è necessario, non è indispensabile, ma tanto che ci siamo, non fa male. Accostiamo leggermente i bulloni, sempre in modo incrociato, e poi andremo a dare un colpo, anche qui non è indispensabile, con la dinamometrica. Primo serraggio a 1,5, ora finiamo 1,8. Non vado a serrare definitivamente, perché come vi ho già mostrato in un video, lascio leggermente allentato, così ho modo di regolare poi la marmitta. Quindi avvicino soltanto. Ora rimuoviamo la guarnizione del collettore, puliamo il tutto, mettiamo guarnizione nuova e montiamo il collettore.
questo punto siamo pronti a riportare il motore in posizione. Iniziamo a sollevare, diamo un aiuto qui dove c'è il soffietto. Ok, continuiamo a sollevare. Mettiamo l'ammortizzatore in posizione. Bene amici, anche per questo video è tutto, spero che sia di vostro interesse, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, mettete un like se il video vi è piaciuto, non mi resta che salutarvi, ci vediamo in un prossimo video.